Bentrovati tutti quanti sul canale di Sackface, io sono sempre Jason e oggi vi porto la recensione di un film di 2017 prodotto da Netflix ed è The Babysitter, la Babysitter. Allora, attenzione perché ci saranno degli spoiler, vi dico subito che il film a me mi ha divertito un casino perché è veramente, come posso dire, psicotico, nel senso è molto strano, è un horror però che fa molto ridere, ecco. Quindi mi è piaciuto veramente tanto il contesto del film. Il mio voto per questo film è un 7 e adesso farò gli spoiler, quindi per chi non avesse visto il film che lo vuole vedere lo recupererà ovviamente in stream oppure sulla piattaforma di Netflix. Gli spoiler iniziano da 3, 2, 1, via. Allora, il film inizia con appunto incontriamo Cole, il protagonista, che ha paura delle punture, già ve lo siamo fatto morire da ridere, un ragazzino di 12 anni che però durante il film diventa molto determinato. Ecco, andrò un po' veloce a spiegare perché sennò non sto qua 3 anni a fare la recensione. Perché di cosa dire se ne sono, quindi non soffermiamoci troppo. Solito ragazzino preso di mira dei bulli, che lo maltrattano, però ha la babysitter più figa del mondo, veramente. Io quell'attrice mi sono innamorato di lei. Bionda, capelli azzurri, bionda, occhi azzurri, scusate, e alta, ma senza alta come ragazza. Insomma, la babysitter gnocca per un film che parla di una babysitter, appunto, quindi ci sta la contestualizzazione. Però è bella, sì, ma non è una bellezza credibile, ecco, non è troppo, troppo bella. E comunque si capisce che i genitori hanno problemi, infatti dopo partono per un viaggio e lasciano il figlio a casa solo con la babysitter, dopo che i genitori hanno promesso... sì, di qua... Poi che cazzo, porca puttana, io in una scena ero lì, il ragazzino che giocava col coltello per aprire l'automobilina, no? Per cambiare il pezzo all'automobile, e il papà gli diceva, devi mettere via quel coltello, ma porca di quella puttana schifosa. Il bambino ha un coltello, cioè il ragazzo ha un coltello in mano, porca miseria, mettilo nel cassetto, no? Infatti lo mette nella lavastoviglie. Dopo la madre, perché alla fine del film capiamo una cosa, l'ha lavato la lavatrice e l'ha messo nell'armadio. Adesso mi collego un attimo con la sera lì tra poco. In un cassetto della cucina l'ha messo. Niente, arriva a sera, la babysitter e tutto quanto giocano, si divertono. Tra l'altro sempre più sexy, si vede proprio che lui è innamorato di lei. Poi durante la notte il bambino lo mette a letto, ragazzo, ancora il suo bambino, scusa, il ragazzino lo mette a letto per fare la nanna, per dormire. Dopo che ha atto da bere del liquore, che te brutta testa di cazzo, se la babysitter dai da bere del liquore al bambino. Comunque. Ah, ragazzino, scusatemi. Madonna. Appunto, stavo dicendo che dare del liquore in mano a Cole, lo chiamo Cole adesso per non confondermi più con l'età, lo porta a dormire, l'altro babysitter si chiama B, mi sembra l'abbreviazione di Bumblebee, perché anche nei film di Transformers viene chiamato B Bumblebee. Vabbè. Appunto, lo mette a letto, lui con l'amica del cuore, che poi alla fine si innamora, decide di saltare dicendo, vai a vedere cosa fanno, magari fanno un'orsia? Ok, va su, vede infatti che c'è la confusione, se non c'è solo B, ci sono altri 5 membri nella stanza. C'è altri, sì, c'è uno con gli occhiali che sembra uno sfigato, poi c'è il nero che sembra quello un po' più simpatico, poi c'è il muscoloso della situazione. La ragazza cinese mi sa già sul coglione appena l'ho vista. E Bella Thorne, ragazzi, se Bella Thorne nel suo film che interpreta una cheerleader. Tutti raggruppati per il gioco della bottiglia. Quando viene fuori l'obbligo a B di abbassare tutti, mentre abbassa tutti va a abbassare l'ultimo membro, che è quello con gli occhiali, no? E dice, chiudi gli occhi, fidati di me. Perché lui si vede impaurito, non ha mai fatto un basso fino adesso, quindi ha un po' di paura naturalmente. Lo abbassa. E succede che praticamente prende 2 coltelli, non capisco da dove, perché prima non gliel'avevo visto in mano, glieli conficca così in testa, da una parte schizza fuori il sangue, che mette in una specie di vaso, dall'altra invece non esce niente, finché non si avvicina a quello di colore e dice, oh, ma da questa parte non si sente, gli arriva tutto il sangue in faccia, quella sera ha fatto morire da ridere, perché è veramente ridicola, ma proprio ridicola, veramente ridere l'ha fatto. Infatti questo film è un horror strano, nel senso, un horror che fa ridere. Cioè, dovete prenderlo per quello che è, fa ridere, ecco. Preparatevi a vedere una specie di scary movie con elementi però violenti, perché comunque quelle scene sono abbastanza violente. Con lui che dice, no, non voglio il sangue, continua a parlare. Ma cazzo, se 2 coltelli conficcati in testa, cosa ti parli?
ma ha fatto ridere veramente una sera trash. Poi Colla a un certo punto si rende conto che comunque loro vogliono il suo sangue, si rifugia a letto mentre di dormire, entra lì con gli altri, gli preleva il sangue e se ne va a chiudere la porta. Però intanto si è accorse che la finestra era aperta, quindi lui ha chiamato la polizia e voleva anche scappare via prima. Quindi B ritorna in camera mentre lui fa l'ene e capisce che comunque poi a un certo punto lui si intontisce perché ha bevuto e cade più per terra. B lo lega insieme agli altri, gli dice spiegando vogliamo il tuo sangue, lui inizia a prendere testa di cazzo di qua, le vasine, cioè inizia a prendere per il culo i membri. A un certo punto entrano i poliziotti armati e uno dei membri, quello muscoloso, gli lancia una lancia e gliela conficca nell'occhio. Un proiettile spara alla bella Thorne che gli si conficca nella testa, la fa sparare contro il muro e dice: Oh no, mi sei sconfiata la testa! Ragazzi, mi sono quella sera mi ha fatto morire da ridere perché è bellissima. Lei per tutto il film non fa altro che dire: Adesso cosa faccio? Non ho più la mia testa, mi sei sconfiata. Bellissimo. Cioè, capite qual è? È proprio un film trash, tra virgolette, ma un trash proprio forte, nel senso. Ci sono scene in sesso, ci sono situazioni in sesso, ci sono parolacce. Però la cosa che mi ha fatto più ridere è appunto la scena. Si riconfigura il coso qua nell'occhio del poliziotto, il coso, no? Il bastone. Lui spara, vedi Bellatone che fa un volo contro un muro e senti, oh, la mia testa è scoppiata! Adesso come faccio? Mi si è flossata! Bellissimo, siamo flossati, non da ridere, ragazzi, non avete neanche idea di quanto cazzo fa ridere quella scena. Poi, Cole cerca di scappare fuori, cioè di scappare su, arriva quello di colore che lo insegue, lui tira tipo una cartonata che va a finire sulla macchinina, il suo gattolo, cade lì sotto, si conficca tra il tavolino e muore. E l'altro mi ricordo che battuta fa, però mi ha fatto ridere anche quello, perché comunque non prendono sul serio le morti di loro, nel senso, fanno sempre battute, nel senso quindi non me ne ha fatto un cazzo. Poi quando Cole esce fuori di casa, che scappa buttandosi dalla finestra, arriva quello muscoloso che prima inizia a seguirlo. Poi lui si nasconde in una grata, prepara un fuoco d'artificio e quel fuoco d'artificio uccide quella cinese che è entrata nella grata, Sofia si chiama se non mi sbaglio, la fa esplodere in aria, Cole vola via e arriva quell'altro e gli fa, beh, quello muscoloso gli fa, bello ragazzino, bella mossa, sei stato molto audace. Poi lo insegue, fa finta di giocare, dopo arriva tipo il bullo della scuola che inizia a tirare le uova alla casa e lui dice, ragazzino, quel bullo non ti deve comportare così, vai a picchiarlo. Lui che ha cercato di ammassarti per almeno mezz'ora e tu sai ascoltare i consigli suoi che quel bullo non ti deve mettere quelle cose sulla casa. Lui va, lo affronta perché dà retta al coglione senza camicia, sempre muscolato, di turno, e lo fa cadere a terra, poi gli dice scusami ma stavo cercando di ammassarmi, naturalmente sì bello dai salisci la mia bicicletta, tac, uovo in testa, ho fatto bene da ridere anche quella sera, l'ha preso per il culo per due. Poi naturalmente quello muscoloso si arrampica sulla casa sull'albero, poi viene impiccato perché combatte tipo sull'albero, cade su da una corda e si impicca. Arriva B con un fucile, si sa dove cazzo l'ha preso dall'alto della polizia, poi dopo dice, e inizia a sparare, va nella casa lì della sua amica, e iniziano a nascondersi perché B comunque entra in casa armata, no? Tutto quanto. E in quel momento si chiudono in bagno e lei lo abbassa perché ammette comunque lei lo ama. E infatti è molto tenera la scena, mi è piaciuta. Lui dopo, per salvare l'amica, no? Ormai è sua ragazza, tecnicamente, esce fuori, fa inseguirsi la B, va in casa sua, trova la Silly morta perché comunque se ne è morta dissanguata, in realtà non è morta, si sveglia, lo picchia, dopo gli dice, ah, ok, va bene, tutto di qua. Inizia una conversazione, dopo lei inizia a prendere il coltello dal cassetto, proprio quello che ho detto riferimento di prima, e vuole uccidere Cole. Dopo arriva B che gli spara un colpo in testa e gli esplode la testa alla ragazza e l'ammassa. Dice, mi cominciava a noiare. Quella scena mi ha fatto veramente ridere perché comunque è una scena ancora più ridicola di quella di prima della tetta, perché veramente è una roba ridicola. E poi succede praticamente che Cole trova il libro, no? Questo libro con scritto i rituali per avere qualcosa nella vita, no? I rituali del diavolo, tra virgolette, perché loro facevano parte di una setta, no? B e gli altri, che ho letto il suo rituale per ottenere più cose nella loro vita. Tipo quella lì, la Sir Reed Bella Thorne, voleva diventare una giornalista famosa. Ok, quindi la spiegazione arriviamo verso il finale del film.
Poi a un certo punto Cole brucia il libro, scappa fuori casa, prende la macchina guidando, quella ragazzina tutta contenta che dice: Cole, cosa fai? E inizia a fare un'accelerata con la musica di Wild Eyes Champion di sottofondo che si sta alla grande. Fa tipo la rampa, la prende storto, atterra con la macchina dentro il salotto e schiaccia B. Ammassa B lui stesso. La vede morire e dopo dice ai genitori quando arrivano: io non ho più bisogno di babysitter, sono ormai grande. E vedi che la ragazzina, comunque lui e la ragazzina, l'amica, che comunque dopo, adesso iniziano a frequentarsi. Comunque, un bel film, perché comunque è un film horror, però che fa ridere. Io l'ho apprezzato veramente perché proprio mi fa scoppiare da ridere, proprio. Tutto quello che succede, Cole che fa cose allucinanti per un ragazzino. Le morti sono ridicole anche, nel senso, va proprio ridere. È un film trash, è una specie di scary movie con elementi splatter, però, perché è anche abbastanza sanguinolento. Soprattutto la scena dei due coltelli che si conficcano qua, che tutto il sangue che cola, bella violenta. Però, ripeto, è un horror comedy, quindi dovete prenderlo per quello che è. L'ho detto, il mio voto è 7, buona regia, buona fotografia, anche nei momenti un po' bui si vedeva un po' così, però complessivamente una bella fotografia anche, la regia buona, perché comunque le scene di violenza ci sono. Sceneggiatura con battute veramente bellissime, perché comunque sono veramente battute allucinanti, mai visto un film horror. Netflix ha fatto un altro bel filmetto che io consiglio di vedere, perché comunque ho detto, se lo vedete però non pretendete di vedere un horror. Pretendete di vedere quello che volete vedere, ovvero un film horror comico. Perché se voi andate con l'esempio che sia un horror, dopo direte: ma una minchiata. Esistono i film horror normali, esistono i film horror che devono far ridere anche, tipo uno scary movie o i film trash che fanno ridere. Quindi, ragazzi, ho detto il mio voto è 7, non li do di più perché ha dei difetti, ve l'ho detto, le cassate, troppe cassate non mi sono piaciute, tipo il papà che lascia che il figlio gioca col coltello, con la macchina. Poi se l'ha fatto che la mamma nasconde il coltello alla cucina, sto povero Cristo sapere se l'ha coltellato dalla baby, dalla cheerleader lì di Bella Thorne. Tanto Bella Thorne gnocca come sempre, non ha bisogno di trucco, come sempre, bella gnocca. La seconda gnocca dopo l'attrice che interpreta B, la cinese Sofia non l'hanno fatto impazzire, però vabbè. Niente, poi vabbè, è un filmetto che dura un'ora e mezza, quindi neanche tanto, un'ora e quaranta, però ragazzi l'ho visto come se fossero passati 20 minuti, cioè vola proprio via, perché appunto ti fa tante battute, ti fa proprio tanto ridere che sei incollato e guardato. Io me lo riguarderei un'altra volta sicuramente, perché proprio mi è piaciuto veramente tanto. Ma fatemi sapere voi in un commento qui sotto cosa ne pensate, se l'avete visto, se non l'avete visto commentate più parole in profondo. Qui tutto lo stesso è una sack face, noi siamo alla prossima recensione, un bacio di pubblico, seguitemi su tutti i social e iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti!